cioccolato dolce un po' salato, gelato a cioccolato, che secondo me posso dire che era... però il pupo a me non mi piace, è una brutta persona. Questo però non lo dici in Transistria, perché non si parla male delle ma non persone. So più in Transistria, non si parla male delle persone disagiate innanzitutto, quindi... non è disagiato, quello è un gran furbacchione. Beh, forse più disagiato di tutti era Riccardo Cocciante, che era affetto da nanismo. Avete mai delle manine quelle da onanismo? Da tutto un po' piccoletto, nanetto. Però c'era no, una, io l'ho visto, però c'era una capoccia gigantesca. Io l'ho visto perché alla prima del gobbo di Notre Dame. Mi sembrava così. Era lui il gobbo. Visto che fa il gobbo alla fine dello spettacolo. Ma scusi, ma lei, ah, ma lei è il gobbo? Ma lei, no, ovviamente no. Riccardo Cocciante. Lo spettacolo è bellissimo. Vabbè, che vuol dire? Cioè, ma, cioè, la bellezza dello spettacolo con la gobbaggine dei personaggi. Dalle storture. Ma lui non faceva il gobbo. Poi, che faceva? Che faceva? Niente, lui faceva il regista dello spettacolo. Niente. Regista dello spettacolo. Beh, insomma. Bellissimo spettacolo. È venuto pure in Transistria. E com'è che si chiama? Ma lei? Che Riccardo Cocciante o Riccardo Cocciante con tutto lo spettacolo. Tutto il gobbo. Però non mi ricordo i personaggi. Vabbè, manco. Vabbè, mio. Comunque il personaggio. Quasimodo. Femminile. Io mi ricordo Quasimodo. E poi lei. Quasimodo. Quasimodo. Quasimodo, quasimodo. Il costume da Quasimodo. Se mi capita, è ancora in giro, perché insomma è un musical. Sempre il gobbo, sempre in giro sto gobbo. Anche il nano. Perché in finale non c'era una casa. A proposito di cose pop, sì, e di persone che non hanno una casa, io ricordo i miei bei tempi a Campo dei Fiori, dove c'era il negretto che tira fuori l'occhio. Non so se voi ricordate. Oddio. Il negretto che tirava fuori l'occhio era una cosa inquietante. Mamma mia. Perché praticamente c'era questo qui che andava in televisione e faceva solo sta cosa. Cioè lui, che talento c'ha, io strabuzzo l'occhio. No, lui non è che lo diceva, faceva vedere. No, già... però se uno lo intervistava, no, magari, che ne so, ancora quel lavoro, che cosa sa fare? Io strabuzzo l'occhio. E praticamente lui si avvicinava alle persone così e gli occhi uscivano completamente da fuori. Posso dire che sta cosa faceva veramente schifo. Sì, sì, sì. Dai, io mi sentivo male. Cioè, faceva schifo. Quando lo incontravo io cambiavo strada. Allora c'era un amico mio. Tu cambi strada molte volte. Molte volte. Troppo sbesso. Quando io incontro i fratelli goniometro. Dai, sembravano barometro. No, barometro. Quando incontro i fratelli barometro. Guarda io sulla SAT, Pizzi, guarda sulla SAT. Che c'è il tuo amico sì, suo. Una roba del genere, ma molto peggio, Mister Dero, molto peggio. No, sono traumi, questi sono traumi. Come i fratelli barometro. No, poverini, hanno del disagio. Non no, è che sono maniaci. Basta non guardarli negli occhi. No, io c'ho paura. Allora, peggio, veramente molto peggio. Molto peggio. Faceva peggio, ti assicuro che faceva veramente molto peggio. È stato un trauma. E c'era un mio amico che una volta gli ha detto: ma se tu un giorno, mentre strabuzzi l'occhio, uno ti dà un cazzotto e ti esplode un occhio, come fai? Che sta cosa mi ha fatto ancora più senso. Cioè... Oddio, ma che ci penso? Mi sento ancora più male a pensarci. No, no, no. Ma vai, come cazzo fai a tirare fuori l'occhio in quella maniera? Cioè? Certo, è cascato l'occhio. Ma è morto? Sì, sì, è morto di occhio strabuzzato. Occhio esploso, gli è esploso. Ok, ok. Emorragia oculare, sì, sì. No, non lo so se è morto. Di sicuro è morto Leroy Johnson, insomma, che ricordiamo. Che è andato a morire. Che ha provato anche lui a tirare fuori gli occhi, invece è andata male. Secondo me più che tirava fuori, lui tirava dentro, tanta roba tirava dentro, soprattutto liquidi. E dice...